Questa è l'unica alternativa che ci avete proposto, cioè che non si dovrebbe chiamare neanche alternativa, è l'unica imposizione. L'alternativa è che non abbiamo proposto, avete detto che avete preso un appuntamento per consegnare, vi facciamo entrare a consegnare. Questo non volevate fare. Siamo una delegazione, può entrare a consegnare il voto. Ognuno con il suo modo, però dai, si è degnato di rispondere a un tele riscaldato con una mail certificata eccetera, è un muro di gomma, non è giusto, cioè noi vogliamo delle risposte. Però perché non ce l'abbiamo una decina di persone, la dottoressa sta trattando quello. Andiamo, 10 persone. Ma adesso sta parlando delle 10. Ma sta parlando già delle 10. Guarda, sta tornando la dirigente. 10 persone. Sta tornando la dirigente. È una buona rappresentazione. 10 persone, dai, è andata. Dai. Dai, che andiamo, 10 persone. Fuori! 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 Nessuno mezzo, luce, gas, salvamento, non cambiamo, nessuno mezzo. Non vogliamo più pagare, non siamo scesi in piazza per passeggiare, le bollette non le paghiamo. Vergogna, 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 vergogna. Ancora, attenzione, ce n'è ancora. Ce n'è ancora. Ce ne sono molti, aspettate, aspettate. Lore, ce ne sono ancora. Chi è che deve ancora arrivare? Passagliene. Ancora, ancora. Tieni, aspetta, Lore. Era che devi dire. Queste cosa sono? Questi sono i moduli di sospensione del pagamento. Ragazzi, per quanto possibile, avete 2 anni, però se non c'è passare. Abbiamo chiesto che questa lettera di istruzioni come avere il bonus, che ce l'hanno solo qua nei loro cassetti, venga spedita a tutti gli aventi diritto, cosa che non hanno fatto. Non hanno fatto per mesi, non l'hanno comunicato in bolletta. Poi fra l'altro lo sanno solo chi riceve la bolletta diretta da parte di IREN 12 mesi all'anno, ripeto, 12 mesi all'anno. E quindi noi chiediamo che questa lettera gliela spediscono a casa di questi aventi diritti, di aventi diritto, scusate, visto che loro sanno nome e cognome di quelli che hanno diritto, come ci ha detto lo russo quando è venuto a Vallette. Loro conoscono nome e cognome di tutti, quindi che gliela mandino a casa questa lettera. Il bonus cadeva oggi, il sindaco ha detto che è stato prorogato fino a marzo 23. Beh, io di questa notizia non l'ho letta da nessuna parte, ho chiesto anche alla segreteria della foglietta se è vero, non mi hanno saputo ridare risposta neanche loro, mi hanno detto che me lo dicono domani mattina, che è ottobre. Ok, adesso ce ne andiamo, ma non è l'ultima volta che torneremo qua, perché è già la quarta che veniamo. IREN, dacci una risposta, smuoviti dal tuo silenzio, non essere un muro di gomma, in fondo noi siamo i tuoi clienti utenti, volenti o nolenti. Bravo!